fine primo tempo tra forze armate Bombonera Club, risultato viene in vantaggio a Bombonera Club per 3-1. Andiamo a intervistare i protagonisti in campo. Cognome? Piccirillo. Piccirillo, 3-1, grandissimo primo tempo per voi, cosa mi dici? No, dobbiamo continuare così perché siamo anche senza portiere, quindi tenerli il più lontano possibile, lontani dall'aria. Dobbiamo provare a mantenere questo vantaggio perché loro sono più veloci, più bravi, più giovani, quindi dobbiamo contenere. Bocca al lupo, secondo tempo andiamo a intervistare il capitano. Non sei il capitano, ho visto la fascia grandissima. No, brutto, diciamo, primo tempo per voi. Siamo senza portiere, non sappiamo, il portiere è un po' a portata. Secondo tempo ci impegniamo e diciamo. Va bene, in bocca al lupo, ciao ragazzi. Siamo in due partite tra Bombonera Club e Forze Armate, terza giornata, girone C, partita finita 4-4. Siamo qui con il migliore in campo, Melillo Salvatore, consegniamo la medaglia. Il buono sconto è il nostro sponsor Ottica Emerson, è migliore a pari merito Terribio, per le forze armate. Tu hai l'ultimo gol nel finale, una partita un po' strana. Più che altro non riusciamo a esprimere un gioco sconvolgente come l'ultimo torneo, poi non giochiamo mai a completo e... Secondo te quali sono i motivi che decide avete fatica a giocare? Anche il gruppo, quello diciamo che ci ha portato in finale all'altro torneo, dai, perché la maggior parte oggi erano nuovi, quindi diciamo che questo pareggio mi sta bene, dai, come è finita la partita, come è iniziata. Ti guardiamo le parole nell'ultimo minuto utile. Bene, ok, una dedica speciale A Roberto, il nostro amico che purtroppo salterà la finale perché ha avuto un infortunio abbastanza grave. In bocca al lupo. Ciao. Andiamo ora da Melillo, salutiamo tutte le forze armate, andiamo da Melillo Salvatore. Grandissima partita per te, soprattutto della tua squadra. Cosa mi dici? Niente, sono nuovo. È una partita. Siamo partiti bene e poi nel finale abbiamo giocato un po' male, troppi falli. Secondo te cosa è mancato per la vittoria? Il portiere, soprattutto. È un po' di cattiveria. Vieni sempre ora con questa squadra. Penso di sì. Se ti chiamano. Va bene, una dedica speciale per questa. A mio fratello che. Va bene. In bocca al lupo e questo torneo. Ciao ragazzi.